Ciao amico che vai di fretta, acquista anche tu il Fatto Quotidiano del lunedì. E perché dovrei acquistare questo giornale? Perché stai andando di fretta, è chiaro. Ma io veramente non sto andando di fretta, ma sto proprio a comoda. Amico, ti vedo che sei convulso, vedo che stai cercando di raggiungere una meta e quella meta la raggiungi soltanto leggendo il Fatto Quotidiano del lunedì. Ma tu sei sicuro di ciò che stai dicendo? Perché io ma sto più a tanto comoda, preferisco Diabolik, al limite Zagor. Ma no, per rilassarti un attimo leggi il Fatto Quotidiano de il lunedì. Ma siamo sicuri che mi fa rilassare? Parla di quelle cose, e disoccupazione, e lavoro che ci sta, e i politici che rubano. Senti, a me ma io mi compro Zagor. Va bene amico, acquista Zagor, ma acquista anche una copia de il Fatto Quotidiano del lunedì. Non te ne pentirai. Sono gay. Sono gay. Tutte le difficoltà che ho dovuto vivere per questa mia condizione di diversità sessuale. Essere gay cosa comporta in Italia? Cafa mia, io devi dire sono gay. La famiglia ti dice che vuol dire? E tu gli dici sono gay. O devono capire il giorno all'altro. Io sono gay. Quindi le persone che non sono molto sensibili non lo capiscono che cosa vuol dire essere gay. Quindi imparate. I cambiamenti climatici stanno facendo avvicinare i paesi scandinavi con i paesi del sud, in modo che a un certo punto la cosa possa succedere è una cosa straordinaria, che sarebbe che i paesi scandinavi poi cominciano a parlare uno svedese che è mezzo napoletano. Nel senso che dopo l'IKEA con i suoi mobili e i suoi scaffali IVER diventa scaffale Gennaro, dopo il copriletto Indura diventa copriletto Esposito. Hai capito? Cioè questo scioglimento dei ghiacci dà una possibilità enorme, nel senso che avvicina il sud col nord e quindi ci saranno più problemi. I paesi alle porte dell'Europa. Ci stanno i paesi alle porte dell'Europa che vogliono entrare dentro l'UE e vogliono dire anche loro UE. Allora, se poi dobbiamo dire tutto quanto UE e ognuno ci stanno più le tradizioni di ogni popolo, allora facciamo tutto quanto poi ci va. Io a far dire UE a tutto quanto non ci sto. Cioè, c'è sta la Toscana che dice ma ne mamma io, c'è sta un romano che dice morti. C'è stato milanese che non so quello che dice perché stanno troppo lungo. C'è stato siciliano che dice miezzica. Io dico uè. Se dico un'altra parola non so che più napoletano. Allora, se i paesi vogliono entrare nell'UE devono diventare napoletano. Non c'è niente da fare. Ho trovato lavoro in Burundi. Mi avevano licenziato dal negozio di scarpe che ho a Mestre. Ho trovato lavoro in Burundi. Adesso c'ho un chiosco in Burundi. L'ho chiamato negozio di scarpe di Mestre per ricordarmi di quando che stavo a Mestre. Perché un po' c'è nostalgia di Mestre, però ti dici la verità. Dopo che mi hanno ciulato via e lavoro in Burundi qua sto meglio. Cazzo, sto meglio. Sì, lo metto, sono stato writer. Un tempo sono stato writer. Ho scritto sul muro ti amo Giovanna, ho scritto sul muro ti amo Luana, ho scritto sul muro ti amo Rosalba. Ma quando Rosalba, Luana e Giovanna hanno formato un ménage à trois, ho smesso di essere writer.